Pronta registrazione. Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video. Allora, quest'oggi vi voglio parlare di alcune novità, anzi, inizia una serie di video. Perché? Perché oggi è il 25 febbraio e, come tutti saprete, è incominciato ufficialmente per una settimana il Mobile World Congress 2018. Cosa c'è, cosa verrà presentato in questo Mobile World Congress? Beh, tantissimi dispositivi, ma veramente veramente tanti. E io cercherò ogni giorno, a parte sabato non credo venga presentato più nulla perché ormai è tutto finito. Però, a parte sabato, che non so se riesco perché essendo da mio babbo, la connessione lì è una merda, però proverò a farvi lo stesso il video se ci sono delle novità. Però, comunque, io adesso cerco ogni giorno di portarvi un video riassuntivo su tutte le novità che vengono presentate al Mobile World Congress. Allora, intanto, partiamo da quelle di oggi. Quella di oggi è principalmente Huawei, anzi solo Huawei, poi c'è stata anche LG e Alcatel. Allora, Huawei, cosa ha presentato Huawei? Allora, Huawei ha presentato un computer, un notebook Pro 8, Pro 5, non mi ricordo il nome, un notebook insomma, e un tablet. Allora, il notebook, partiamo dal notebook. Il nuovo notebook Huawei è un notebook veramente di ultima generazione, che ha una porta USB normale, due porte USB-C, Thunderbolt 3. Questo significa che ci si può collegare anche una 1080 Ti tramite queste porte. È in due configurazioni, una da 256 GB di storage a 500 GB di storage, poi processore da i5 a i7, RAM da 8 GB a 16 GB. Poi ha uno schermo da 14,5 pollici 3K, quindi super, si vede benissimo insomma, e ha una telecamera che però per essere aperta deve essere premuto un tasto F6, mi sembra, sopra l'F6 c'è un tasto che l'apre, questo perché per ridurre le cornici, una figata assurda. Poi ha niente altro, un buon computer con Windows 8 e niente. Poi abbiamo il tablet Huawei che ha Android 8.0 Motion MI, come vi pare, 8.0 sempre ovviamente, con 4 GB di RAM e 32 GB, o anche mi sembra 64 GB di memoria interna. Ovviamente con uno stand può diventare anche un iPad, un coso desktop, una modalità desktop, e questo però solamente con il Pro, con quello normale no. C'è un tablet Pro, c'è il tablet Pro, insomma la versione Pro, che diventa desktop, e un iPad mi sembra si chiami, non lo so, non me lo ricordo il nome. Poi Alcatel ha presentato dei telefoni, insomma, abbastanza buoni, da 99 a 209 euro, con doppia fotocamera, insomma tutte le cose degli entry level, processore abbastanza potente, telefoni abbastanza prestanti, non tanto e non troppo. Passiamo ad LG non ha presentato un cazzo. Perché? Perché ha presentato dei V30S TQ, non Tim Cook, ma TQ, con essenzialmente un aggiornamento software e un aggiornamento di storage che passano anche a 256 GB. Ma di
del resto non hanno aggiornato niente. Assolutamente. Hanno tenuto gli stessi. Pausa registrata Gli stessi 5 e smartphone 14. dell'altra volta dell'anno scorso. Scusatemi, non abbiamo parlato però di prezzi. Perché infatti il notebook di Huawei parte da 1500 euro per la configurazione base con 8 GB di RAM e 256 di storage e un processore i5 a 1900 euro per 16 GB di RAM, 512 di hard disk e i7 e un coso, un processore i7. Tra l'altro, mi sono sempre dimenticato di dirvi che questi Huawei hanno una scheda video integrata e hanno anche degli ottimi altoparlanti, ce ne hanno 4 con anche 4 microfoni, quindi se volete fare conferenze con i vostri colleghi, beh, da questi PC è possibile farla. Assolutamente. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un commento, un like. Noi ci rivedremo domani, mi sa, sì, domani c'è sempre il Mobile World Congress 2018 e noi ci vediamo domani con un prossimo video sul Mobile World Congress 2018. Ciao a tutti. Pausa 6:50. Pausa.